Buongiorno a tutti, oggi vi porteremo a scoprire un'altra bellezza dell'Atri sotterranea, una grotta che si trova lungo la Valle del Cerrano e che abbiamo ribattezzato Grotta dei Saraceni, perché molto probabilmente lungo questa valle ci sono stati dei passaggi di saraceni che sbarcavano al porto di Cerrano e che andavano a sediare la ricca città di Atri. Sono numerose le documentazioni e testimonianze storiche di questi passaggi. Le più importanti sono del 1292 e del 700, e c'è anche una bellissima leggenda legata proprio a Santa Reparata, che si dice che abbia schiacciato con spade infuocate i saraceni che erano arrivati a distruggere Atri. Nel intervistare i contadini intorno di questa grotta ci siamo accorti tuttavia che la grotta è di recente costruzione, recente per modo di dire, perché sono circa 100 anni che è stata realizzata, ed è stata costruita dai mezzadri di Ricci Conti per proteggersi dai bombardamenti già nella prima guerra mondiale, e poi successivamente è stata utilizzata per tantissimi e svariati utilizzi, tra cui quella di dispensa, qui si conservavano i cibi al fresco. Adesso ci addentriamo con la nostra bravissima cameraman, la dottoressa Maria Cristina Mancinelli, e scopriremo questa bellissima grotta. Come vedete, sul muro sono numerose le scritte che testimoniano la presenza umana, molte delle quali sono scritte di chi ci si è rifugiato o di chi l'ha costruita, sia su questo lato che su quest'altro lato. E poi ci sono tantissimi abitanti come Doricopola, Limacce e quant'altro. Vedete, qui ci sono anche le botti, perché qui ci si metteva il vino in fresco, e in passato ci sono stati messi anche angurie, cocomeri, insomma ortaggi per stare al fresco. L'altezza va da 1,60 m a 2,63 m fino agli oltre 3 metri. Questa è la stanza più ampia, come vedete qui superiamo gli oltre 3 metri di altezza e si vedono ancora i segni dello scalpellio con picconi che venivano fatti dai lavoratori che hanno scavato questa grotta. Delle nicchie. È totalmente in sabbia, come vedete, tutta arenaria. All'interno dell'arenaria ci sono anche delle inclusioni di strati di argilla o comunque di materiale più fino, che testimoniano le diverse energie che avevano i mari nel corso delle deposizioni che ci sono state durante il Quaternario. Entriamo nel funicolo secondario. Come vedete ci sono anche delle tracce di presenze che conosciamo bene, l'istrice,
che è anche il simbolo della riserva dei Calanchi di Adria. Qui una delle scritte che dove possiamo leggere anche il nome, probabilmente da come ci hanno raccontato Domenico Pavone nel 1444 è uno di quelli che ha comunque contribuito allo scavo di questo bellissimo funicolo. Gli ambienti sono molto suggestivi, come vedete. Zocchetti, il nome non lo riusciamo a leggere, inizia con la T ma non lo riusciamo a leggere, e qui continuano le presenze di damigiane o comunque contenitori di vino, bottiglie e quant'altro, perché la temperatura qui è stabile intorno ai 10-12 gradi. Ma da quello che ci hanno raccontato sappiamo bene che questa grotta aveva un secondo sbocco, perché se fosse successo qualcosa al primo cunicolo di ingresso avrebbero avuto comunque modo di uscire in un'altra zona, comunque protetti dalla vegetazione e al riparo dalle incursioni soprattutto tedesche, perché facevano razzia, quindi i contadini si nascondevano in questa grotta per oltre durante i bombardamenti, durante le razzie che i tedeschi facevano nei nostri territori, e pare proprio che Ricci Conti abbia fatto realizzare questa grotta per nascondere materiali, attrezzature, mentre il bestiame veniva portato all'interno dei calanchi e nascosto con frasche su dei pianori che venivano realizzati. Adesso andiamo a vedere l'altro cunicolo. Dell'Istria, e molto probabilmente da dove vengono persi dall'animale, sicuramente all'interno di questo cunicolo ci dovrebbe essere una tana di questo simpatico roditore. Ok, vi salutiamo. Alla prossima scoperta di altri sotterranei. Ciao. Mi ricordo il nome e cognome, così me lo ricordo. Classe 1900 32, grande, portati alla grande. Oh Carmine, questa è la zona delle grotte, si chiama, perché c'erano le grotte, sì, ovviamente. Sì. E chi
abitava qua, che erano i Pavone. Pavone, sì. Hanno preso il soprannome proprio delle grotte. Ma queste grotte che ho visitato adesso, sì. Chi le aveva costruite? Quelle di Ciconde, la guerra con quello di Ciconde. Ah, già la prima guerra mondiale? Esattamente, vedete che avevano sì. Pierino, detto soprannominato Le Grotte, da Pavone Pierino proprio... Le Grotte, sì. Perché tu abitavi qua, quindi hai preso il soprannome Le Grotte proprio esatto, dalla... esatto, ah, esatto, okay. Esatto. Classe 1943. Classe 1943. E ti ricordi qualcosa della grotta o di tuo padre che ti diceva? Mio padre mi ha raccontato che cominciò a scavare e dopo... ha trovato un buco grande e tanto grande là dentro e messo. Quindi una grotta già c'era. C'era, quella grande c'era. Però mi diceva Minuccio che praticamente Ricci Conti aveva chiesto ai mezzadri di scavare la grotta per rifugiarsi. Quindi forse durante questo scavo hanno trovato un'altra grotta antecedente. Questo sì, questo mi ha ricordato. Questo ah. È vero. Quindi può darsi che mentre scavavano perché comandati da Ricci Conti sì, hanno sì. Trovato già una grotta preesistente. E poi quella è stata... voi l'avete utilizzata però, mi ricordo che no, ci mette... Quello è il problema, quando ci stai la luce lo favorevole. Mettiamo il pomodoro, mettiamo lo bene, mettiamo la birra su scavo. Pure quando i meloni poi... mi ricordo una volta. Sì, bravo, bravo, pure i meloni, sono portati... è andato bene proprio i meloni. Ah.
Invece il vino c'è ancora le botti, quindi funzionava. Il vino ci sta, il vino era buono, il pomodoro era buono, tutto. Ah, quindi però mangiare... non facevi le bottiglie, no, facevi le damigiane grosse, 50 litri. Di pomodoro? Di pomodoro, mettere la medicina dentro e quello dopo non fiaschi. Senza, ah, senza la roba bagnamarina facevi proprio. Quindi li mettevi direttamente nella botte e ci mettevi... Mettevi la damigiana, mettevi la medicina dentro per ne fare un vino. Ah, ok. Per ne fare un vino. E dopo... E dopo quando è in primavera li... Quando gli servei, per esempio, in punto bottiglia. Ah. Se li però... potevi, mangiavo tutto. Ah, grande. Questo non l'avevo mai sentito. E poi i pomodori li mettevate pure appesi, per caso, quelli che si potevano... Gli invernali che no, potevano... non ci sta buono dentro, fragile. Ah, ok. Che è molto... Troppo è freddo, ma è umido. Ok, quindi dentro dal chiuso può stare bene. Quando ho fatto la prova dei meloni, io sono andato a cacciare, mi sono fregato un picciolo. Ah. Perché quello lo faceva la muffa, l'umidità non era un'umidità per certo, come lo so pure perché certo è stabile, è invece stabile. Là è proprio ok, grazie, va bene, grazie mille, è stato un piacere, va bene.